Mi dovete perdonare. Almeno quello detto finora, no? Mi dovete perdonare se ho richiesto la parola, ma era soltanto per fare una precisazione al professor Minchilli, perché ha fatto un'osservazione, ha detto che praticamente la fotogrammetria dei monumenti o architettonica serve poco, va bene, mentre serve la cartografia. Bisognerebbe fare una distinzione su questo, perché effettivamente uno dei problemi più vivi è la cartografia, soprattutto perché. Perché la cartografia? Perché se uno deve gestire il territorio bisogna sia informato e la cartografia ha un difetto. Quello che ha il difetto, che ha il giornale di oggi. Voi comprate il giornale la mattina, a mezzogiorno il giornale si può Grazie. buttare perché le informazioni non le può dare. E la cartografia ha questa caratteristica, dà una situazione a un certo istante del territorio e poi il territorio cambia. E di conseguenza la valutazione può essere che va, io l'ho fatto uno studio di questo genere, se la scala è a grandissima scala urbana, 2 anni di vita, se non un po' più, a scala un pochino più piccola, un 5.000 per esempio, a seconda delle zone di sviluppo delle aree, può essere 5 anni, ma al massimo può essere 10 anni. Sicché praticamente innova e c'è questa necessità nella gestione. La fotogrammetria architettonica sembrerebbe la Cenerentola e non è così, perché c'è una diffusione che è molto più capillare della fotogrammetria, dell'area fotogrammetria. L'area fotogrammetria non si può fare se non c'è un'azienda che la gestisce perché all'interno di quell'azienda c'è il topografo, c'è il geodeta, c'è il fotogrammetra, c'è quello che fa la ricognizione di campagna, c'è quello che fa l'editing, c'è necessità di una coralità di esperienze e di esperti. Nella fotogrammetria architettonica, voi non avete idea di come è diffusa. Già, lo può fare chiunque, perché uno prende un programma, vi faccio tanto un esempio, quello dell'ingegner Menci, lo Stereo View. Con 20 milioni una volta si comprava, oggi si spende 10.000 euro, ma praticamente non ha sciocchezza in confronto. E chi la compra? Parecchie scuole, prima di tutto, ma soprattutto studi di progettazione. Perché quella che viene utilizzata soprattutto è la fotogrammetria inversa. Guarda caso, sono i settori battuti da Bari, va bene, e che sono battuti da Bari soltanto in Italia. Bisogna renderne atto. Perché Bari si è preso questa passione su questo argomento, ci ha lavorato, ci ha coinvolto il GIS, ci ha fatto una serie di cose ed è ammirevole per questo. Andatela a cercare a Milano, se c'è qualcuno che lo fa. Ma andate a Firenze, andate a vedere. Non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Sì, ci sono le scuole perché c'è i congressi, si va, si fa la comunicazione, sia importante, importante è fare la comunicazione perché serve per fare Concorso quei straordinario. chili di pubblicazioni per fare carriera. Ecco, ora io sono piuttosto brutale in questo. Io, il professor D'Addambo ha raccontato del primario, no? Io ne sono un'altra che purtroppo c'ha un difetto, che è vera, non è una battuta. È avvenuta all'ospedale militare di Firenze durante la guerra. Tant'è vero che il chirurgo dopo la guerra venne processato. Va bene. Questo faceva le operazioni con il libro. E c'aveva l'attendente, ogni tanto gli diceva: volta la pagina per vedere le operazioni. E a un certo momento gli capitò uno che aveva il varicocele. Allora lo guardò, dice: sai, io ti devo levare le palle. Dice: ma io mi devo sposare. Hai firmato? No, allora chiamò la suora. Guardi, questo qui quando esce lo fa firmare perché l'era lo scarico della responsabilità. E c'era questo dottore, che era il mio medico curante, che da tenente veniva dall'ospedale, da un ospedale di Firenze, civile, gli facevano: no, guardi, prof. Guardi, insomma, lo chiamava come lo dovesse chiamato, non voglio dire nulla perché se no, e dice: non è così. No, 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 qui va levata la palla, va levata, ce n'avrà una in meno. Va bene. Allora, è successo. Questo qui è preoccupato perché non c'era verse, ma l'è vera questa qui, eh. Vi dico anche perché l'è vera. Dunque, a un certo momento però questo ragazzo dopo si sentiva e gli sembrava di averle tutte e due.
Allora lo dice a questo tenente, l'assistente, dice: non lo devi dire a me, lo devi dire al colonnello, lo devi dire. Allora il colonnello arriva, dice: sai, a me mi sembra, no, ti sembra, io te l'ho tolta. A questo punto sfasciatelo, lo sfascia e ti accorgi che ce ne aveva due. E allora il colonnello cosa gli disse? Brutto sporcaccione, tenevi tre palle e non te ne eri accorto. Ecco, mi sembra sia molto più significativa di quella dell'assistente, perché questa è vera. Tanto è vero che quando me la raccontò io dissi: non è possibile. Dice: guardi, lei conosce padre Spinillo? Sì che lo conosco, perché lei è cappellano dell'Istituto Geografico Militare. Io lo domandi a lui, perché lui era cappellano all'ospedale militare. E lui mi confermò questo e mi raccontò altri episodi che non posso dire, perché ovviamente, se no, c'è un caso infierire. Era la guerra, però, il periodo di guerra, sì, che si può capire anche, diciamo così, le condizioni di emergenza, perché effettivamente... Ora, in effetti, qui si può rovesciarlo al nostro settore, questo campo, bisogna preoccuparsi. Io direi che fate bene a continuare sulla fotogrammetria architettonica, sulla fotogrammetria inversa, ma sarebbe bene che voi faceste dei master addirittura, o dei corsi di specializzazione e di aggiornamento, perché questo settore è particolarmente battuto, soprattutto per la capillarità della diffusione. Voi non ve ne rendete conto perché siete un po' di fuori. Io queste cose perché ho avuto delle polemiche con chi ha fatto questi programmi. Va bene, perché siccome chi l'ha fatto era uno studente della nostra facoltà, che si è laureato in meccanica, studiando dei sistemi di autocontrollo e poi dedicandosi a questo perché si era trasformandosi in fotogrammetra, e a un certo momento c'aveva dei difetti questi programmi, gliel'ho detti, si sono arrabbiati perché generalmente non vogliono essere criticati, no, questi qui. Io glielo feci il suo interesse. Lui addirittura ha realizzato un sistema per le prese spirometriche, una barra dove con la macchina fotografica si sposta, ma cose che si sono già viste, no? Perché non è che siano cose eccezionali, però sono molto diffuso, e la diffusione la si ha soprattutto negli studi di progettazione, perché si preoccupano di studiare l'inserimento nell'ambiente del progetto. Ecco il discorso. Allora direi che su questo argomento, siccome è un'isola, Bari, insistete, perché voi avrete tutte le possibilità di fare scuola.